5 macchine per 5 campioni. In occasione della 24 ore del Nürburgring, Mercedes ha organizzato un evento di contorno davvero speciale. In pratica si tratta di una specie di gara in seguimento tra 5 vetture molto diverse tra loro, ma tutte rigorosamente firmate AMG, dalla classe A sino alla Formula 1. A portarle in pista sono stati Michael Schumacher, ormai diventato uomo immagine Mercedes, Nico Rosberg, l'ex Formula 1 Carl Wendlinger, il pluricampione DTM Bernd Schneider e l'attuale pilota della safety car nel circus iridato Bernd Mailander. A partire per prima, ovviamente, è stata la meno potente di tutte, la classe A AMG, seguita a intervalli predefiniti dagli altri gioiellini made in Affalterbach, che si sono gettati al suo inseguimento sugli oltre 20 km dell'inferno verde. Tra le mille curve, i salti e i sobbalzi dell'asfalto sconnesso del Nordschleife, alla fine le 5 Mercedes si sono ricongiunte proprio in prossimità del traguardo, dopo un intero giro salutato dalle ovazioni dei fan tedeschi. Un'esperienza decisamente diversa dal solito, anche per chi, come Schumacher o Rosberg, ha girato su questa pista tantissime volte. Essere al Nordschleife con la Mercedes e poi per me la prima volta con una Formula 1 è qualcosa di davvero speciale, un momento storico. Il fascino del Nordschleife ci rimanda agli avvenimenti storici che sono accaduti qui. Non so da quanto veniamo a girare qui, ma per quanto mi riguarda sono almeno 15 anni. E ogni volta il tracciato, la storia, le cose che sono successe qui, il posto dove siamo, i su e giù come montagne russe, tutto ciò rendono speciale questa pista. Il Nordschleife è una delle piste storiche più famose al mondo ed è stato un piacere per me essere qui e guidare con la SLS. Ho spinto un po' nei su e giù ed è stato molto eccitante, perché sono cose che ho visto nel passato, nei video delle vecchie gare, dove facevano delle cose incredibili. Comunque è davvero impressionante vedere la differenza fra queste vetture. La classe A, per esempio, è partita molti minuti prima di me con la SLS e molti prima ancora di Michael con la Formula 1. E alla fine siamo arrivati tutti insieme. È davvero incredibile vedere quanta differenza c'è. Il fascino del vecchio Nürburgring, insomma, non ha mancato di stregare ancora una volta tutti. E di certo veder girare qui una moderna Formula 1 fa una certa impressione se si considera che le ultime gare della massima formula che si sono svolte nell'Inferno Verde risalgono alla metà degli anni 70. Oggi correre qui però sarebbe davvero impensabile. Già negli anni 60 e 70 Parlo era una specie di roulette russa coi suoi 1000 trabocchetti ad ogni angolo e una lunghezza di circa 4 volte maggiore delle piste odierne. Affascinante sì, ma davvero troppo pericoloso. Beh, non c'è nessuna ragione di preoccuparsi per la mia vita dopo la Formula 1. Ora me la sto godendo di più, soprattutto con la mia famiglia. La mia vita a Formula 1 a parte è sempre stata a disposizione per la famiglia e per i miei partner lavorativi. Ora ho come partner Mercedes, sono un ambasciatore Mercedes. Per me è una nuova sfida, un nuovo esercizio, qualcosa da provare e da godermi. E in particolare è un qualcosa di cui spero un domani i clienti della Mercedes possano trarre vantaggio. Curiosamente, uno dei motivi del definitivo ritiro di Schumi in questa occasione era proprio lì, a pochi metri da lui, ovvero il suo ex compagno di team Rosberg. In 3 anni di convivenza alla Mercedes, infatti, il figlio di Keke lo ha praticamente battuto quasi sempre, contribuendo a gettare una grossa ombra sul suo ritorno nelle corse. Una dimostrazione di quanto Rosberg vada forte, una cosa di cui si sta accorgendo anche il suo attuale compagno, Lewis Hamilton. È stato molto interessante essere suo compagno di squadra, perché è ovvio perché è diventato 7 volte campione del mondo. Fa tutto molto bene, ma sono anche molto contento di averlo potuto battere per 3 anni.
Mercedes classe E coupé e cabrio. Passione e razionalità si incontrano grazie a linee emozionanti, motori sempre più efficienti, comfort da berlina di lusso e abitabilità a prova di vacanze. Il Golf Club dell'Argentario ha fatto da prestigiosa cornice per il lancio delle rinnovate versioni coupé e cabriolet della classe E. Esclusività e capacità di emozionare raggiungono nuove vette grazie a un design ridefinito all'insegna di forme più morbide, rotondità che indubbiamente giovano anche alle varianti più emozionanti della classe E. Restyling quindi, ma non solo. Sì, perché Mercedes sta rinnovando in maniera radicale quella che è la propria gamma. Diciamo che il leitmotiv di questa azione è via gli spigoli, spazio alle curve. Abbiamo cominciato con classe B, classe A, CLA e stiamo continuando con classe E e con le coupé di classe E e cabrio. Allora, questa è tendente a cambiare radicalmente quello che è l'approccio di Mercedes, ma non tanto dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista dei contenuti. In questo caso, con la coupé e con la cabrio, in realtà ci muoviamo nell'ambito del sogno, nell'ambito delle macchine più emozionali della nostra produzione. Le nuove classe E, coupé e cabrio possono contare su completissime dotazioni tecnologiche al servizio di comfort e sicurezza. Il già apprezzato deflettore AirCap montato di serie sulla classe E cabriolet fuoriesce ora automaticamente oltre i 40 km orari per deviare i flussi d'aria al di sopra delle teste dei quattro occupanti, mentre il frangivento posteriore, anch'esso ad azionamento automatico, evita fastidiosi riflussi d'aria per gli ospiti dei confortevoli sedili posteriori. Le dotazioni di sicurezza si confermano al top e discendono direttamente dall'ammiraglia classe S. Il pacchetto Intelligent Drive, in dotazione di serie, comprende sistemi come Pre-Collision System, Attention Assist, Direct Steering e Pre-Safe. La vettura è così in grado di rilevare autonomamente ostacoli anche fuori dal campo visivo del guidatore e di frenare da sola evitando l'impatto, oppure predisporre tutti i dispositivi di sicurezza passiva per limitare al minimo i danni per gli occupanti in caso di impatto inevitabile. Classe E può anche correggere automaticamente le traiettorie in caso di sottosterzo, sovrasterzo o fuoriuscita dalla carreggiata. Alla guida affascina la silenziosità e il comfort di marcia, davvero da primato nell'ambito della categoria e in assoluto. Nel caso della scoperta, la qualità della capote è ineccepibile. Per precisa scelta stilistica rimane in tessuto, ma non perde nulla in termini di tenuta e isolamento acustico rispetto alle soluzioni rigide meno appaganti sul piano del fascino e più vincolanti in termini di design. L'apertura avviene in 20 secondi, anche con vettura in movimento, entro i 40 km orari. La coupé conferma la sua raffinatissima aerodinamica da record con un CX di appena 0,25. Sfoggia linee da vera sportiva, con una fiancata muscolosa e snella allo stesso tempo, grazie ai finestrini senza cornice e all'assenza del montante centrale. A bordo si gode di un'atmosfera luminosa e piacevole, e questo vale anche per i passeggeri posteriori. Su entrambe le vetture, emozione e razionalità vanno a braccetto grazie a una straordinaria fruibilità, che permette di affrontare le vacanze con prole e bagagli al seguito. La scelta tra coupé e cabriolet non è che una questione di gusti, ma una cosa è certa, non resterete delusi. Se facciamo riferimento a quello che sarà il motore più venduto in Italia su questa gamma, cioè il nostro diesel 2100 biturbo, il 220 CDI da 170 cavalli, abbiamo un prezzo che è poco sopra i 40.000 euro. E pensate che questo prezzo è inferiore di 4.150 euro rispetto a quello del modello precedente. Quindi questo fa sì che il sogno, cioè la possibilità di acquisire una macchina o delle macchine che sono legate proprio all'immaginario più aulico, più importante di Mercedes-Benz, beh, 40.000 euro può essere considerato un prezzo a buon mercato.
Il terzo appuntamento stagionale del Mini Challenge è andato in scena il weekend scorso sul circuito Red Bull Ring di Spielberg in Austria e si è per la prima volta tinto di rosa. Francesca Linossi, portacolori della Tullo Pezzo by Dynamic Promo Drive, si è infatti aggiudicata a gara 2 al volante della sua Cooper S dopo essere scattata dalla terza fila. Ha preceduto Tavano e Crocioni. Quest'ultimo è stato grande protagonista anche in gara 1, ma ha dovuto arrendersi al laziale Ivan Tramontozzi della Dynamic Promo Drive. Terzo gradino del podio per Baldan. La classifica generale vede in testa Baldan con 81 punti, davanti a Crocioni con 65 e Calcagni con 62 e alla Linossi con 46. Il prossimo round del Mini Challenge è in programma il 13 e 14 luglio al Mugello. Anche sulla pista slovacca, le due Mercedes C63 AMG ufficiali hanno confermato la loro supremazia, imponendosi fin dalle prime prove con uno strepitoso Vitantonio Liuzzi, che con un giro record centrava la pole position, infliggendo ben un secondo al primo degli avversari. Liuzzi, partito dalla pole nella prima gara, è andato poi a vincere davanti al compagno Thomas Biagi. Burton, su BMW M3, si è aggiudicato gara 2 davanti a Morbidelli e Biagi. Ora Thomas Biagi guida la classifica di campionato con 105 punti, precedendo Giovanni Burton su BMW M3 a quota 80. Terzo è Vitantonio Liuzzi, Mercedes C63 AMG con 75 punti. Prossimo appuntamento con il campionato Superstars a Zolder, in Belgio, il 23 giugno. Si tratta di una pietra miliare nella storia del marchio Alfa Romeo e incarna tutti i valori delle migliori vetture del Biscione, su tutte la 33 stradale del 1967. La 4C è un'autentica supercar fin dal suo processo produttivo. La visita della linea dove nasce ha svelato come le parole del responsabile delle regioni EMEA di Alfa Romeo, Louis-Carl Vignon, tradizione, tecnologia, competenza e passione usate per presentare il progetto 4C, trovino conferma nella realtà in tutto il processo di realizzazione della vettura, dalla progettazione alla sua produzione presso lo stabilimento Maserati di Modena. Questo gioiello, che rappresenta al meglio l'eccellenza della produzione italiana, non può prescindere dal valore aggiunto di una lavorazione artigianale che si avvale di competenze e passione e, in questo caso, le sinergie con Maserati trovano la loro massima realizzazione. Nasce un nuovo modello in casa BMW. La nuova coupé di Monaco si chiamerà Serie 4. L'intenzione è quella di rendere la versione coupé un modello a sé rispetto alla serie 3 da cui deriva, riallacciandosi alla famosa tradizione dei grandi coupé come serie 6 e serie 8. La serie 4 coupé rappresenta in sostanza la quarta generazione dei coupé sportivi di classe media, la quintessenza per estetica e dinamismo nel segmento premium. Rispetto alla serie 3, la serie 4 coupé è cresciuta e di molto in larghezza, più 18 cm, e nel passo, ma vanta una silhouette decisamente più bassa, sportiva e slanciata, tipica di un coupé. Tra le novità, gli airbreather, dietro i passaruota anteriore, che migliorano l'aerodinamica. La serie 4 coupé, due porte, sarà disponibile al lancio con un 4 cilindri benzina Twin Power Turbo di 2 litri da 245 cavalli per la 428i, con un 6 cilindri benzina Twin Power Turbo di 3 litri da 306 cavalli per la 435i e con un 4 cilindri turbo diesel di 2 litri da 184 cavalli per la 420d. Si è svolta nell'esclusiva cornice del Golf Club Villa d'Este la gara di Golf Invitational per celebrare il 10° anniversario della nascita della rivista femminile italiana Vanity Fair, edita da Condé Nast. Citroën è il partner automotive dell'iniziativa, che ha visto sfidarsi un centinaio di golfisti per aggiudicarsi i prestigiosi trofei, ma soprattutto la Citroën C1 Vanity Fair, messa in palio alla Buca 7 per chi fosse riuscito a fare Hole in One. Prestigiosi nomi dello spettacolo e dell'industria come Citroën, AEG Electrolux, Veuve Clicquot, Dior e Re Carlo hanno contribuito a rendere indimenticabile una giornata sportiva culminata nella cena a Villa Erba, preparata dallo chef stellato Carlo Cracco e suggellata dai fuochi d'artificio sul lago di Como. La collaborazione di Citroën con la prestigiosa casa editrice americana prosegue nel secondo Golf Challenge Condé Nast, che si concluderà con la finale nazionale il 4-6 ottobre presso San Domenico Golf a Savelletti di Fasano, Brindisi.